Elettrotaro Fornovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani, sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Una positiva notizia anche per gli abitanti di Verceto: il sindaco Luigi Lucchi ha avuto l'esito del primo tampone che è negativo. Se anche il secondo dovesse essere negativo al coronavirus, potrà tornare nella sua amata Verceto nei prossimi giorni. Attualmente, per chi non si ricordasse o non lo sapesse, il sindaco è ricoverato in una clinica di Pavullo per dare modo di insegnargli a respirare un pochettino meglio dopo i danni causati dai tanti anni di fumo e del fatto che ha fumato per tanti anni in modo abbastanza importante. Il sindaco Lucchi quindi forse ritornerà a casa. L'obiettivo quindi è di rivederlo a presto a Verceto. Noi abbiamo deciso di ricordarlo con un post che è entrato peraltro sul suo profilo Facebook di un rap dedicato proprio a lui. Quanta noia in questi giorni non se ne può più. Meno male che c'è bianco, rosso e giallo, blu. Così di mercoledì ci riuniamo proprio tutti e a farci compagnia abbiamo il sindaco Lucchi. Siamo ad inizio luglio, ormai c'è un caldo da inferno. Attendiamo con ansia il festival dello squinterno. Se potremo berremo persino l'acqua ragia e non molleremo, resteremo con idee tenacia. Forza, coraggio e caparbietà, l'accompagneremo a fare l'elemosina in città. E se qualcuno vorrà dare un soldino, molto bene. Rimetteremo l'acqua pubblica per poter bere. Comunque il volantino in albanese è molto fico. Se vuole posso scrivergliene uno in greco antico davanti al battistero in carattere gigante. E poi mandare a Renzi un nostro selfie in mutande. Lei come Pizzarotti, mi scusi, che droghe assume per mettere un sacco da box davanti al comune. Non bastano due pugni a far felice un cittadino, ma un po' di sana musica e una tanica di vino. Infine le chiediamo, riorganizzi il palinsesto e al posto di Facchini ci metta Papa Francesco, che Radio Revolution può dare un bel aiuto. Ci vediamo a Verceto, qui è Claude, la saluto. Insomma, sindaco Lucchi, l'appuntamento è a Verceto, speriamo di esserci anche noi quando ritornerà per poter fare una bella intervista. Intanto complimenti e speriamo che davvero il prossimo tampone sia effettivamente negativo. Mi raccomando, ovviamente, mascherine probabilmente anche quando tornerà a Verceto. A questo proposito vi proponiamo un pezzo della conferenza stampa del commissario all'emergenza coronavirus dell'Emilia Romagna, Venturi, che ci racconta quello che è la sua idea, o meglio le sue possibilità su quella che potrà essere l'utilizzo della mascherina dopo la fase 3 dell'emergenza coronavirus, quando ritorneremo a una fase un po' meno impegnativa.
Ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina? Questo credo che sia un argomento che si sta discutendo in Regione Emilia-Romagna, si sta discutendo anche con gli esperti e vedremo il da farsi. Ho spiegato che dopo non sarà più come prima, può darsi che nel dopo ci sia anche l'indicazione ad usare la mascherina, come già qualche privato ha imposto, per esempio in qualche supermercato. Insomma, noi lo stiamo valutando, cercando come sempre di lavorare, di tirarci sulle maniche, di lavorare, di far vedere i fatti e poi gli annunci li facciamo successivamente, anche perché tra l'altro per le mascherine avrebbe avuto poco senso dire c'è l'obbligo quando non ci fossero state le mascherine disponibili. Anche per questo stiamo valutando, ma non solo per questo, anche se ci sono le evidenze scientifiche che lo impongono, il tema dell'obbligo è una di quelle valutazioni che saranno fatte nei prossimi giorni. In questo periodo importante, il ruolo di tutti i volontari di assistenza pubblica e Croce Rossa, noi siamo stati proprio ieri nella sede della Croce Rossa di Medesano per farci raccontare com'è cambiata la vita per l'associazione e per i militi di questo importante presidio sanitario territoriale. Ci troviamo nella sede della Croce Rossa di Medesano in compagnia del presidente Gabriele Calì, neopresidente. Ai tempi del coronavirus, com'è cambiata la sua associazione? In particolar modo, ad esempio, cosa succede quando arriva qualcuno per una visita di guardia medica? Allora, noi abbiamo ovviamente dovuto mettere un filtro all'accesso, che è quello semplicemente di aver chiuso le porte, e quando abbiamo un medico di guardia, quindi una persona idonea a fare questo filtro, lo facciamo tramite il citofono, quindi verifichiamo se c'è della sintomatologia afferente al coronavirus. Altrimenti, se non c'è il medico, facciamo noi un'intervista a distanza per sapere se c'è la classica difficoltà respiratoria barra stato febbrile, e successivamente si può accedere ovviamente a tutti i servizi. Lo stesso vale per i volontari. Quale attività svolgono i volontari? Ma ad esempio, questo è l'ufficio dei tecnici, quindi chi si occupa del coordinamento. In fondo si sta facendo il lavoro di amministrazione, quindi ordinario, che è comunque da mandare avanti anche in stato d'emergenza. Mentre qua si sta facendo del coordinamento dell'attività di spesa, consegna spesa e farmaco a domicilio, che attualmente sul territorio del comune di Medesano e un pochino oltre, talvolta siamo arrivati a coprire oltre 100 utenti, principalmente anziani. Per fortuna c'è una forte risposta anche da volontari, non solo di Croce Rossa, ma anche esterni che stanno collaborando con noi. Questa è la nostra bacheca, accessibile a tutti, anche ai visitatori, dove abbiamo messo anche qualche messaggio come di aziende, di privati, un disegno di bambini, sono messaggi di ringraziamento, di incoraggiamento, che poi si rispecchiano anche in tanti regali e tante donazioni, non solo monetarie, anche molti alimentari, ad esempio, che sono tutti segni di vicinanza della popolazione. Questa è la bacheca per i volontari, un pochino più operativa. Ad esempio abbiamo i due protocolli, uno per gli interventi afferenti al coronavirus, uno per quelli non, o come ci vengono dichiarati dalla centrale 118, con tutti i protocolli di intervento, i comportamenti utili dal Ministero della Salute, e qua abbiamo anche un report chiaro di tutti i bonifici e le donazioni ricevute a livello monetario da parte di aziende, privati e associazioni. Le abbiamo quindi chiesto di farci vedere una delle famose ambulanze Covid, quelle destinate al trasporto per le persone sospette di avere il coronavirus. Questa è l'ambulanza della Corona Medesano 3C, in poche parole è stata vuotata di tutto. Rispetto alle ambulanze normali non c'è né zaino, né sacco per i feriti, né niente, c'è solamente le cose principali. Basilare. Sì. Per evitare di dover sanificare tutte le volte qualsiasi cosa. E quali sono le modalità di intervento che mettete in atto? Allora, uno scende, si veste da capo a piedi con tuta, visiera, guanti, calzascarpe, cappello. Ma da vestirsi ce l'avete qua? Sì, sì, ce l'abbiamo qua davanti. È tutto. Abbiamo la tuta.
le visiere, i cappelli, i guanti. Ci si mette su tre paia di guanti. Quanti viaggi per il Covid avete fatto? Abbiamo fatto, ieri sera diceva, circa 180 viaggi. Eccoli, totale 180. Nel mese di marzo 188. Qual è stato il momento peggiore e quanti viaggi avete fatto? Due settimane fa, sì, sicuramente. Siamo arrivati a 12 in 24 ore. Adesso vorremmo vedere la differenza tra un'ambulanza destinata al coronavirus e un invece per le urgenze, tra virgolette, normali. Ce la puoi raccontare in cosa consiste la diversità? Sì, questa è la differenza dell'ambulanza chiamata Covid, che è completamente spoglia se non i presidi necessari per la movimentazione del paziente. Qua abbiamo tutto ciò che ci può venire utile in un servizio di emergenza. Qui posteriormente notate i caschetti di protezione dei soccorritori, abbiamo dei collari per, da utilizzare in caso di trauma, spinale, bombole di ossigeno, uno zaino nel quale all'interno abbiamo tutti, diciamo, è una mini ambulanza. E nel caso andaste su un'emergenza pensando che non sia un caso di coronavirus, invece coronavirus, cosa fate? Esattamente, noi siamo stati formati anche noi, cioè praticamente tutte le persone che svolgono servizio di emergenza sono formate, scende una sola persona vestita con un camice, calzari, mascherina FFP2, visiera, va avanti con il pulsossimetro, con un termometro, misura febbre e ossigenazione nel paziente, fa un primo intervento, quindi somministra ossigeno in base all'ossigenazione che presenta il paziente e avverte subito la centrale operativa che manderà in supporto un'ambulanza attrezzata per il trasporto Covid. Un post che abbiamo trovato sulla pagina Facebook del Comune. Nei giorni scorsi è stato effettuato il lavaggio delle strade sia a Rubiano che a Solignano. Vogliamo ringraziare Montagna 2000, ma ci teniamo a sottolineare che questi interventi sono stati effettuati grazie ad un gesto onorevole del dottor Emilio Guidetti, che ha donato il suo stipendio di amministratore di Montagna 2000 del mese di marzo, mettendolo a disposizione dei nostri comuni e finanziando questi servizi. In questo momento difficile e grave è indispensabile per il nostro territorio. Quindi insomma, i lavori per la pulizia delle strade attraverso gli autobotti di Montagna 2000 sono state finanziate grazie allo stipendio di Guidetti, che ha deciso di non incassarlo ma di lasciare alla società per prestare dei servizi ai comuni che sostengono questa società. Insomma, una bella idea, una bella notizia. E ora vi lasciamo lo spazio a un pezzo dell'intervista che abbiamo realizzato con il presidente della provincia, Diego Rossi, qualche giorno fa, in cui ci racconta quale sarà il ruolo della provincia del futuro, ma anche se e quando e come la conflittualità politica tra centrodestra, centrosinistra, gialli, verdi, rossi si è sentita anche in provincia in questo periodo. La provincia ha avuto un ruolo importante fino ad ora nella gestione di questa emergenza. Lo ha tuttora. Qual è il ruolo della provincia in futuro, quando l'emergenza sarà finita? Ma io credo che in questa fase, ancora una volta, sia dimostrato che il ruolo dell'ente intermedio, dell'ente provincia, in realtà ha dimostrato la sua utilità. Ecco, mi permetto di dire questo. Noi stiamo anche fornendo in questa fase, cerchiamo di fornire ai comuni un supporto che è anche di tipo legale, che è di tipo di interpretazione dei provvedimenti. Siamo a disposizione nella gestione delle gare anche in questa fase, perché comunque le pubbliche amministrazioni devono andare avanti, non ci siamo fermati nella nostra operatività. La riflessione quindi diventa anche politica, lo abbiamo già detto in tempi di pace, quando non eravamo in emergenza coronavirus, ma l'esperienza di questi anni e ancora di più di questi mesi ci dimostra che il coordinamento a livello provinciale è importante, è utile, seppur oggi ancora, se vogliamo, limitato per il ruolo che hanno attualmente le province, ma io credo che questo percorso rafforzi la necessità di una riflessione che verrà fatta a tempo e a modi dovuti. Quando saremo nella fase della ricostruzione, dovremo pensare anche alla ricostruzione istituzionale. In questo triste periodo, i messaggi che passavano sui social media hanno vissuto un'evoluzione tipo a parabola inversa. Un primo periodo in cui la contrapposizione politica era forte, le critiche forti, un periodo che corrisponde a quello di massima emergenza e maggior difficoltà, in cui c'era una maggiore armonia e comunitaria, quindi c'era un messaggio anche politico un po' più compatto e unito, e adesso di nuovo stanno trovando fuori contrapposizioni politiche, differenze importanti e anche a volte insulti e odio.
Questo tipo di clima lo ha sentito anche all'interno del coordinamento dei sindaci tra sindaci di diversi colori politici o c'è maggiore armonia? No, il confronto, come giustamente deve essere in questa fase, è tutto sul piano istituzionale ed amministrativo, e quindi vedo da parte di tutti i colleghi sindaci questo orientamento e questa propensione. Poi ciascuno di noi ha le sue appartenenze, le sue sensibilità, le opinioni, ed è giusto che sia così, ma nell'affrontare gli argomenti e i problemi e le questioni che riguardano in particolare ovviamente questa crisi, c'è la volontà e l'approccio di tutti orientata all'affrontare i problemi e a risolverli. Ora vi lasciamo a un pezzo del nostro Cesare Groppi con il ricordo, visto che tra poco arriverà il 25 aprile la liberazione, il ricordo di un momento tragico della Seconda Guerra Mondiale, l'eccidio del Dordia. Ed ora il consueto spezzone dei Miserabili. Thank you.
Perché si picchiano? Questa è una fabbrica, qualcuno vuole sparare? Questa è una fabbrica, non un circo! Avanti signore, calmatevi! Sono il sindaco della città! Ho un'attività rinomata! Risolvete la questione nel più prudente possibile! Fuori! Chi è stata tra di voi? La colpevole lei! La sua prima famiglia! Di nascosto mantiene un bambino in città per cui paga chissà chi! E scommette una rotonda in salario! Notte tempo, in giro quella, letti azzurri! Se il padrone sapesse! È così, c'è una bimba, e la bimba è mia figlia. Il padre è fuggito lasciandola a me. La famiglia di Nostra l'ha presa con sé. Grazie alla pagina internet www.ilmeteo.it vi diamo notizie di quelle che sono le previsioni del tempo dei prossimi giorni. Come potete vedere qua ci occupiamo di Collecchio, temperature e clima decisamente primaverile, in cui momenti quasi estivo per i prossimi giorni. A partire da domani temperature comprese nella zona di Collecchio, Medesano, Fornovo e Varano Melegari, perché il territorio è simile, così come le previsioni meteo, comprese tra i 3 e i 21 gradi domani, 5 e 23 gradi venerdì, 7-24 lunedì, domenica 8-24. Sembra che dalla settimana prossima dovrebbe tornare un fronte nuvoloso, ma le temperature rimarranno comunque primaverili. Saliamo un po' più a monte, questa è la situazione di Bardia, 600 metri sul livello del mare, temperature comprese tra i 2-18 gradi domani, fino ad arrivare tra i 6-20 gradi nella giornata di lunedì, dove però si inizieranno a vedere i primi annuvolamenti dalla sera, per poi vedere lunedì nubi, poi piogge, probabilmente martedì. Comunque di questo ne parleremo poi nel telegiornale anche di venerdì e quello di lunedì prossimo. L'ultimo sguardo va a Bori, il comune più alto del nostro Appennino, del nostro territorio, del TG Parmense, della Valceno e della Bassa Valtaro. Temperature ovviamente più rigide, temperatura minima attorno allo zero la notte prossima, questa notte. Lo stesso vale per venerdì, ma le temperature pomeridiane iniziano gradevolmente a salire. 16 gradi domani, 18 gradi venerdì, 19 sabato e 19 anche domenica. Anche qua, come possiamo vedere, domenica inizia questo fronte, inizia a vedersi ad arrivare sui territori più alti dell'Appennino, ma un po' su tutta la provincia, su tutto il Parmense, questo fronte nuvoloso nuovo che porterà maltempo lunedì e martedì. Ovviamente le previsioni a lungo termine non sono mai così certe, insomma. Una fase quindi primaverile è arrivata sul nostro territorio, magari anche questo sarà dovuto il fatto che il coronavirus sta leggermente calando nella capacità di contagio? Non si sa, vedremo e speriamo che i dati comunque continuino ad essere così positivi e rassicuranti come quello di ieri sera. Pensate, solo e sono sempre troppi, 269 contagiati nella giornata di ieri. Un numero davvero molto basso, la giornata prima era più di 500. Difficilmente sarà così anche stasera, ma speriamo bene. Dopo questa quarta puntata dei Miserabili, noi vi salutiamo, vi ricordiamo che l'appuntamento con noi probabilmente non sarà domani sera, ma torneremo venerdì. La condizione e la situazione del coronavirus sta pian piano migliorando, quindi anche noi torneremo a ridurre il nostro impegno con il nostro telegiornale, quindi domani sera ci sarà la replica del telegiornale di oggi. Questo perché da una parte non abbiamo le risorse economiche per poter fare un'altra edizione, quindi un'edizione quotidiana del TG Parmense. Dall'altra, insomma, l'urgenza in questo momento sembra calare, quindi anche noi ce la prendiamo un po' più comoda fino a quando non ci saranno le risorse economiche per sostenere tutte le edizioni quotidiane. Noi vi ringraziamo comunque per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera e vi ricordiamo che ci potete continuare a seguire anche su www.parmense.net, sulle nostre pagine Facebook Valceno e Parmense.net e sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense. Con questo è tutto per questa sera. Domattina, se riusciamo, andremo ad un bel momento di ringraziamento presso l'ospedale di Borgotaro. Forse, se riusciamo, cercheremo di trasmetterlo in streaming anche per tutti voi attorno alle 10.40, 11 di domani mattina. Comunque ve lo faremo sapere attraverso la nostra pagina Facebook Parmense e Valceno. Grazie di tutto, buonasera. L'appuntamento con noi a questo punto è per venerdì sera, domani sera, la replica del telegiornale di oggi. Tears outside a way of tears,
Light that slowly disappears wait before you close the curtain. There's still another game to play. Life is beautiful that way. Vedrai che qui un fiore cresce già.